Con il nome della rosa Umberto Eco dà corpo a un mondo narrativamente perfetto e lo fa per il proprio piacere personale e per il piacere del lettore. Questo gli riesce anche perché ciò che fa è sintetizzare in un libro le proprie passioni, quella per i libri antichi, quella per il giallo, quella per il medioevo e quella per il comico. È molto raro che tutto questo riesca a entrare in un libro così ben scritto. Era una bella mattina di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco, ma il terreno era coperto di un velo fresco non più alto di 3 dita. Al buio, subito dopo l'Audi, avevamo ascoltato la messa in un villaggio a valle. Poi ci eravamo messi in viaggio verso le montagne, allo spuntar del sole. Come ci inerpicavamo per il sentiero scosceso che si snodava intorno al monte, vidi l'abbazia. Ecco, nel momento in cui inizia a scrivere Il nome della rosa, ha 46 anni, è un professore universitario, insegna semiotica all'Università di Bologna ed è un accademico di grande rilievo, ma allo stesso tempo è anche un personaggio pubblico, noto, partecipa a dibattiti televisivi, partecipa al dibattito culturale, anche sulla cultura popolare, e scrive sui giornali, ha una doppia faccia, ma non ha mai scritto un romanzo. E quello che racconterà è che nel momento in cui si mise a scrivere Il nome della rosa, dovette superare la paura di raccontare, la vergogna di raccontare dopo essere stato per anni dall'altra parte della barricata. Io non sono partito avendo in testa un progetto teorico. Così come si comincia a fare la corte a una donna perché se ne ha voglia. Poi tutti i calcoli si fanno dopo. Traité de Poison di Orfila, quello citato da Wiseman, mi pare in là-bas in particolare. Perché la prima idea era che volevo avvelenare qualcuno. Uno va bene, un'impalcatura immediata che non mi impedesse di uscire. Un posto chiuso 7 giorni. Cioè, il mio problema era di costruire un mondo, un universo. Il più costruito possibile. Dopodiché tutto doveva funzionare come devono funzionare le cose in quel mondo. Ecco ha raccontato di aver scritto per prima l'introduzione e poi essersi fermato sostanzialmente un anno solamente a disegnare mappe, a pianificare il proprio lavoro. E guardando i suoi manoscritti si vede proprio questo lavoro estremamente minuzioso nella costruzione del romanzo prima di iniziare la stesura. Ci sono manoscritti che fanno vedere la trama ricostruita ora per ora, ci sono mappe, ci sono disegni dei volti dei frati, ad esempio. E poi in realtà c'è anche nei suoi manoscritti il lavoro di stesura vera e propria. E lì si vede come Eco abbia tenuto presente anche molti modelli mentre componeva proprio il racconto. Ad esempio, nella descrizione di Frate Guglielmo, a un certo punto si vede in alto scritto Conan Doyle. Questo riferimento è molto importante perché, come sappiamo, la figura di Frate Guglielmo è modellata, giocata, su quella di Sherlock Holmes. E anche il suo aiutante, Alzo, il novizio che racconta Il nome della rosa, in realtà è modellato sul nome di Watson. E questo elemento è molto importante, tanto che Alzo stesso fu per un certo periodo il nome del romanzo. Su alcune cartelline si vede ancora scritto il suo nome come titolo. Poi Eco ne proverà anche altri, a un certo punto si vede Delitti all'abbazia. Alla fine si arriverà al nome della rosa attraverso una scelta fra 10 titoli, in cui Eco aveva inserito anche questo, quasi per ultimo, e poi lasciando a degli amici la scelta sul titolo che a loro pareva più efficace. Scelsero Il nome della rosa e non si può dire che abbiano sbagliato. Per fare Il nome della rosa, ecco, ho dovuto fare qualche piccolo sforzo su se stesso, cioè tornare a inseguire il romanzo di trama che lui stesso, insieme a tutti noi, aveva dichiarato impossibile Certo. Nel 63 perché fosse fatto. Poi lo ha ricaricato perché gli piaceva fortemente e ha deciso, sono abbastanza un genio, benissimo, non me ne importa nulla di quello che ho detto, faccio un libro a trama. Questo lui dice, a trama. Che poi il linguaggio, come voi mi dite,
Vivere noi è un linguaggio di conversazione, di una semplicità, quello che si adopera a pranzo tra i familiari. Benissimo, ma io allora vi ricordo, sono un grande semiologo, come voi sapete, ricordo che il linguaggio ha più funzioni, una funzione comunicativa, una espressiva e altre. Io ho scelto la funzione comunicativa. Quando il romanzo uscì fu molto criticato, soprattutto dai critici letterari. Ecco aveva fatto parte del gruppo 63, era stato una delle personalità di spicco del gruppo 63 e l'Avanguardia in realtà criticava soprattutto la letteratura tradizionale. Gli obiettivi erano Cassola oppure Bassani e criticava i romanzi con una trama classica. E in realtà, ovviamente, quindi Il nome della rosa andava contro questo tipo di impostazione. Ecco però ha sempre raccontato che per lui la letteratura deve anche divertire e un romanzo deve divertire soprattutto per la trama. Dall'altra parte però questo aspetto fu molto apprezzato dal pubblico. Il nome della rosa cominciò a vendere molto, in realtà progressivamente, non fu un boom, ma progressivamente, anno dopo anno, le vendite cominciarono a crescere sempre di più e si conta che oggi siano state vendute nel mondo 50 milioni di copie. Ecco, dobbiamo tenere presente che nessun'altra opera della letteratura italiana ha raggiunto un pubblico così ampio in così poco tempo. Il nome della rosa divenne un bestseller mondiale, Eco finì sulla pagina di Time e in realtà questo segnò tutta la sua vita di scrittore. Eco rimarrà in realtà per il grande pubblico soprattutto l'autore del Nome della rosa. Ecco Umberto Eco, Il nome della rosa, pubblicato da Bompiani. Eco è un saggista molto noto, è la prima volta che affronta un romanzo. Stamani sono stato intervistato alla radio e ho fatto un piccolo calambur, mi hanno chiesto brutalmente chi vincerà, ho detto probabilmente sarà un premio che avrà Eco perché è la 35esima edizione. Comunque sai, non bisogna mai credere alle proiezioni elettorali, quindi parliamo d'altro. La narrativa vuol dire costruire una bugia consistente, no? Dopo la quale Ulisse, Renzo Tramaglino, Julien Sorel esistono davvero. Pensa che a me capita di incontrare dei personaggi del mio libro. In che modo? Per esempio, ecco, ho ricevuto la lettera di un professore di botanica che ha scoperto che tra l'altro due piante che nomino nel libro non potevano esistere, essere conosciute a quell'epoca. E a proposito di altre, che invece probabilmente esistevano, mi fa delle questioni sulle loro capacità benefiche o no. E mi sembrava di corrispondere con uno dei monaci della mia abbazia. Cioè, se costruisci un mondo possibile, tutto completo, io per esempio... quello che mi ha preso di più nel fare il libro è stato costruire le piante, gli spazi, perché dopo, quando il mondo è ben costruito, i personaggi viaggiano da soli. Ecco il momento della proclamazione da parte di Maria Bellonci. Carissimi amici, come avete sentito, il vincitore del premio Strega 1981 è Umberto Eco con il suo romanzo Il nome della rosa. Lungo un tratto di muro trovai un armadio, ancora miracolosamente ritto, lungo la parete. Non so come sopravvissuto al fuoco, marcio d'acqua e d'insetti. Dentro vi stava ancora qualche foglio. Altri lacerti trovai frugando le rovine da basso. Povera messe fu la mia. Ma passai un'intera giornata a raccoglierla, come se da quelle disecta membra della biblioteca dovesse pervenirmi un messaggio. Alcuni brandelli di pergamena erano scoloriti, altri lasciavano intravedere l'ombra di una immagine, a tratti il fantasma di una o più parole. Trovai talora fogli su cui erano leggibili intere frasi, più facilmente rilegature ancora intatte, difese da quelle che erano state borchie di metallo. Larve di libri, apparentemente ancora sane di fuori ma divorate all'interno. Eppure qualche volta si era salvato un mezzo foglio, trasperiva un incipit, un titolo. Raccolsi ogni reliquia che potei trovare e ne empii due sacche da viaggio, abbandonando cose che mi erano utili pur di salvare quel misero tesoro.
Io dico a tutti che il vero protagonista del romanzo è l'infinita onnipotenza di Dio, che è una delle opinioni di Guglielmo da Baskerville, che non è l'onnipotenza di Dio, che è una nozione ortodossa, è l'infinita onnipotenza a cui pensavano filosofi come Occam e altri in quell'epoca, cioè Dio così infinitamente onnipotente che potrebbe far sì anche che un quadrato non avesse quattro lati, il che vuol dire che va in aria ogni fiducia nell'ordine dell'universo. Ecco, questa abbazia è un po' un crogiuolo dove tutte queste verità entrano in questione. Perché leggere Il nome della rosa oggi? Ma forse per tre motivi. Il primo è che è un libro molto divertente da leggere, è pensato per il piacere del lettore, e questo in letteratura conta molto, conta tutte le età, ma soprattutto per i più giovani. Poi perché è un libro che ci trasporta in un tempo diverso dal nostro, il Medioevo, che però ha una serie di affinità con i nostri tempi e ci immerge in quel mondo mettendoci in contatto, forse in un modo quasi più autentico e concreto di quanto non sia possibile fare attraverso la lettura di un manuale. Il terzo motivo è che è un libro che racconta quanto siano stati importanti nel passato i libri, e cioè quegli oggetti che hanno contenuto le idee che gli uomini hanno elaborato nel corso del tempo, ma che contengono anche come oggetti in sé, meglio di qualsiasi altra cosa, l'essenza di un tempo.